E salve a tutti ragazzi, benvenuti su un altro video di Cortex Gaming. Continuiamo la nostra carriera su American Truck Simulator. Dunque, qui siamo a, come ricapitolando il tutto, siamo livello 5, chilometraggio 4.467 miglia e abbiamo 56.331 dollari. Stiamo accumulando sempre di più. Adesso lavoro dipendente, ancora ripeto, io in banca non ci voglio andare. Ok, e abbiamo uno Stockton Barslow. Ho scoperto che, giocando un po' per i cavoli miei a casa, ho scoperto che non ti cagano sulle multe di velocità. Ti cagano ogni tanto e soprattutto quando entri nelle città. Il che vuol dire che ora provo ad andare un pochino più spedito per vedere se si va meglio. Ok. Dunque, noi siamo qua, bisogna fare tutto un giro esagerato come al solito. Abbiamo carichi chilometrici, no, appunto, non abbiamo visto il camions come grande, ma ok, ma guardate che uscite, signori, che uscite che ci devono far fare. Ok, vabbè, l'operai, salve operaio, come va? Tutto gay? Tutto gay, tutto gay. Sì, sì, pure la freccia che hanno messo. Quella. Un attimo che vada, ecco qua. Si figuri, tutto a posto. Dunque, abbiamo detto che qui sono 337 miglia, quindi è un po' più corto questo. Metto un attimo così guardo a destra, a sinistra, se arriva qualcuno. Infatti arrivano 200 milioni di camion e macchine. Sì. Vedete com'è figo comunque il camion, eh? Mi sto facendo venire mal di testa. La 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 la. Ok, fermati un po'. Mettiamo la freccia. Oh, venite, non ce ne sono più, da qui vengono, di là no, smettono da una parte e continuano a quell'altra, noi ora basta. Vada, mi giri tranquillo. Ok, ecco, e torniamo in prima persona. Proviamo a verificare qui il discorso velocità. La velocità è 30 miglia, noi 30 miglia all'ora, ma noi ce ne sbattiamo, andiamo più veloce, vediamo se qui è come Euro Truck. Ok, così almeno velocizziamo un po', se no davvero, se sta rispetto a tutto, le balle ci scendono fino in Germania. Ok, ecco appunto, ho appena detto che in città non devo andare veloce, siamo in città e come abbiamo subito verificato ci hanno fatto il multazzo. È in autostrada che nelle città, caro Cortex, non si può andare veloce e quindi ci hanno tolto già 600 dollari. Ok, vada, mi però 38 miglia, che è antua. Ah, ok, è verde perché lei è fermo. Oh, signor camion, sempre 30, ancora dobbiamo uscire da Stockton. Ok, adesso vado un po' più spedito, vediamo un attimo. Intanto supero il materiale infiammabile. Salve. Lei è corto come camion, meno male. Ogni tanto vedo dei camion abbastanza corti. Io invece sono un po' come un treno merci, lunghissimo. Ok. Perfetto. E vada. L'arrivo è previsto per il venerdì alle 11.29 di notte, di sera, ma io
Vediamo un po' se è vera la mia teoria. Intanto è vera perché appena siamo stati in città e abbiamo superato i chilometri. Eh no! All'American Truck sono più rompicoglioni, già due multe, niente, qui devo rispettare un po' di più rispetto a Euro Truck, che Euro Truck l'altra sera giocando per i cavoli miei, ma andavo a più di 100, proprio nessuno mi cagava, invece qui appena già due multe nel giro di pochi minuti, quindi qui bisogna stare attenti, sono più fiscali ad American Truck. E vabbè. Quindi già 1200 dollari di meno per le multe, ma va bene. Ora lo sappiamo, abbiamo capito. E godiamoci un po' di panorama. Potrebbe aumentare un po' di 55, dai, però. La prego. Minchia, 61, non me ne sono accorto. Cali. Ma che traffico che c'è? Che ore sono? Ah, le 4, 4 e 20 del pomeriggio. Ok. E questa autostrada non ne vuole sapere di calare le miglia, di aumentare le miglia, scusate. Sempre 55 fissi. Delle volte mi rilasso, questo gioco mi addormento proprio alla grande, signori. Punto è che qui c'hanno la radio. Il problema è che se io accendo la radio del gioco, poi mi eliminano il video per copyright. Quindi niente, non posso manco accendere la radio. Cavoletti di Bruxelles. Sì, però sempre 55, ma aumenta il limite, cacchio. Che balle! Ok. Ma sapete che vi dico? Che c'ho 55.000. Al termine di questo gameplay arriverò quasi a 60, più di 60.000 dollari. Magari il prestito alla banca, anche perché sennò diventa proprio lungo, lungo, lungo. Lo chiedo un po' di meno, ma così almeno variamo un po' e ci compriamo un camioncino per i cavoli nostri. Che dite? Penso proprio di sì. Ci
perché se no mi annoio, monotonia allo stato puro. E come al solito il mio PC fa le bizze, si autoresetta, si scompare e mi sono ritrovato in mezzo alla campagna di notte. E alle. E speriamo di arrivare in tempo, dovevo arrivare chissà quanto tempo fa. E stavolta m'ha fregato il gioco. Vabbè. Devo rientrare, accendere anche le luci, magari. Danno 7. Oddio mio, è andata male questo gameplay, è andato male. Ecco. Bene. Bene per modo di dire. Va bene, dai, compriamoci sto camion così i guadagni sono maggiori, è vero. Ci pensavo prima. Anche se faccio il prestito, però i guadagni sono maggiori da lavoro autonomo. A lavoro dipendente, perfetto. Sono in mega mostruoso ritardo. Mi si era impallato il PC e non riuscivo. Mi si è impallato il PC. E non riuscivo più a rientrare nel gioco, che infatti mi sono ritrovato, come avete visto, fuori. Sbauato. Vale! Questo per non guardare distrazione. Ecco. Veicolo, però te devi levare dai marron glacé. Se ne vada. Quando poi perdi la testa, perdi la concentrazione anche in un gioco che non ci vuole concentrazione, combini qualsiasi tipo di danno. Oddio mio. Vabbè, oggi è andato così questo gameplay, pazienza, mi rifaccio comprando il camion. Sì, ma ci manca solo la mucca. Tra multe, danneggiamenti, un cazzo, un altro da 55.000 e passa, ci ho già rimesso 5.000, sì, quasi $1.500 di più. Sarà un viaggio pessimo, anche come XP non riuscirò nemmeno ad avanzare più di tanto. Peccato, perché stavo andando bene su American Truck Simulator. Oddio mio. Sì, ma troppo lento però, ragazzi, 30 miglia orarie. Io capisco che è un simulatore di camion, però ragazzi, freni, niente, non diventa verde. Ok, è diventato verde, perfetto. Allora, 3 ore ancora all'arrivo, io sono praticamente stanco morto. E il PC si è messo anche a laggare, come vedete. Macchina. E allora? Poi ci si mettono anche i coglioni in mezzo alla strada. Speed limit 65, c'è scritto. Perché è rimasto a 30? Su. Ok, 55. Veramente il cartello portava 65, signore. Oh, voilà. Cambiano 40 di nuovo 65, allora. Ok. Siamo a Gardaland. Salite, discese, scendi, sali, sali e scendi.
Quanto manca? 2 ore ancora, mamma mia. Un viaggio disastroso, signori, disastroso. Una balla di fieno che rotola. Una balla di fieno, no, una cosa di sterpaglia, che cos'era. Eccole! Attenzione! La novità su Eurotrack, su American Track. L'altro camion è abbastanza danneggiato sulle ruote, chissà quanto pagherò. Oddio mio. Siamo in salita, credo. Giusto per, vediamo un attimo, non ci sono messaggi. Dinamite, tra parentesi, ho già crocchiato 2 volte, Barton Casual Mining 7.41 alle 2.21, sono le, no, entro le 2.21 di notte, è mezzanotte e 20, vediamo, forse ce la faccio, forse ce la faccio. Forse ce la faccio, perché manca 1 ora e 20, giusto in tempo. E mi sa che si è danneggiato il motore, perché più di tanto non va, eh. Proprio per l'1.41, proprio una stella cadente nel frattempo. Mo stiamo attenti qua, per favore, perché sennò. Dio mio. Ok. Avete visto? Una stella cadente in alto a sinistra. Magari chi non l'ha vista può tornare indietro nel video di qualche secondo e guardarla ed esprimere un desiderio. Il desiderio di andare a cacare. Polizia, madonna come vado lento. Devo arrivare per il 2.21. Si muova. Sempre 55 miglia, eh. Guai. Vabbè, ce la dovrei fare, signori. In tempo. Vedo già l'arrivo. Oh yeah. Vada, vada. Ok. Ma il limite di... Ma va, è proprio disastrosissimo sto viaggio, disastrosissimo. 53, ne avevo 55, non so quanti soldi ho perso. E vai, col tank. Va bene. Almeno recuperare i soldi che ho perso. Salitona. E praticamente siamo arrivati in tempo, 20 minuti prima, anzi no, 202, 203, sì, giusto in tempo, 20 minuti prima del previsto. Boston esplorata, ok. Ragazzi, ragazzi, che schifo, ok, conferma, soddisfacente, chiamiamo soddisfacente, quanto pezzo, 771 per i danni, 5000 e passa, il livello è poco, va bene, continuiamo, siamo tornati a 59.000, vabbè, a 55, quasi 4.000 dollari ce l'abbiamo fatta a guadagnare. Dunque, acquista camion, signori, eh sì, ho ceduto,
Ho ceduto, sono il concessionario non localizzati, me ne frega nulla. Kenworth. Kenworth. Poi dove vai? Andiamo qua, va. Visita il concessionario? Sì. Ok. Concessionario è anche figata. Quanto? Ma se non vado in banca prima. Comunque, per avere un'idea, 119.400, 122.000 questo, 126 questo, 140 questo che mi piacciono più che gli altri, 140 qua, 147 figo questo. 148 questo qui blu. Ma che nero, aspetta, 163, nero 163. Ok, vediamo in banca quanto ci danno, quanto ci danno. Sì, andiamo in banca prima e poi torniamo qui. Allora, banca. Fino a 400.000, ma sì, facciamo gli sboroni, prendiamo 400.000, sì. Si prendono 5.000 al giorno, ai ai ai. Ok, va bene. Allora, andiamo ai rivenditori. Mi piace quello nero. Mi piace quello nero. Sì, visito. Ci abbiamo un sacco di soldi adesso, dai. Mi piace questo qua. Bello, 163.000 dollari. Compriamo? Perché non posso? Ce l'ho i soldini. Disponibile da livello 20. Ma va fangulo. Oddio, allora niente. Oh, cacchio. Ci tocca. Allora, offerta, vediamo che c'è. Questo. È inutile comprare cavalli, no, al cambio, 150 euro, prezzo di listino 122, però è più figo questo, non ci sono altri? Assolutamente non ce ne sono altri. Va bene, dai, prendiamo questo qua, è più nuovo, costa di più, vabbè. Oddio, però mi fa cagare questo, sinceramente è più bello questo. Bene, frega niente, prendo questo, acquista. Ok, 119.460. Acquistiamo. Grazie per aver effettuato l'acquisto. Ok, il nostro camion con il nostro garage, eccolo qua. Sempre così è bloccato di nuovo il gioco. Ok, speriamo di no. Questo è il nostro garage. Questo è il nostro camioncino per iniziare. Wow, che spettacolare. Va bene, dai. La Cortex Corporation Trasporti Truck Inch and Company and Walker Now Brazilian Belt vi presenta il suo nuovo camion. Ok, perfetto. Guardiamo la cabina all'interno, come bella, signori, guardate. Wow. Sedili in finta pelle umana, stereo, radio di tutti i tipi, ricevitore satellitare, un bombolone per le offerte sulla nostra sinistra, non stavo scherzando. Ok, un po' scarno, diciamo, qua sopra vedete, tutto fatto tipo stile western, vedete? Wow, tettuccio apribile, come si vede, tutto elettronico. Va bene, questo è il nostro camion e io vi saluto qui e cominciamo la nuova avventura con la Cortex Inch Corporated American Boys and Girls del nuovo gameplay e cercheremo di espanderci il più possibile. Ci abbiamo 340.000 dollari di cui dobbiamo ridarli tutti in banca. Nostri praticamente c'erano soltanto 50-60.000 dollari. Ma va bene, ci vediamo al prossimo gameplay con questa nuova avventura con il nuovo camion su American Truck Simulator. Ciao a tutti da Cortex Gaming.